Flavio e Mattia, eri a Bologna, ti sei perso, sei arrivato qui? Mi sono perso e mi sono ritrovato qui dove è nato questo fantastico progetto che il signor Paltrinieri ne ha permesso la realizzazione, quindi io sono qui per curare, per far sì che tutto ciò vada bene, in collaborazione con la grandissima Michela del Padova Jazz Festival, delle quali siamo anche sponsor, e quindi non ho nessuna intenzione di tornare indietro per il momento. Cosa significa oggi far partire un locale in cui si fa musica? Significa credere di nuovo nelle origini, significa credere nella convivialità, significa credere nel fatto che la nascita dei locali, come nell'antica Roma, era basata sullo stare bene. Noi crediamo che la musica sia alla base dello stare bene, il mangiare è ovviamente una componente essenziale, quindi cerchiamo di proporre un mix perfetto di queste due cose. Quando ci riusciamo siamo contenti, molto contenti. Quali saranno i generi musicali preferiti dell'Untouchable Show Dinner Club? Siamo partiti con tendenzialmente un venerdì jazz e un sabato blues che abbiamo intenzione di continuare a fare, naturalmente sempre attenti a ciò che il momento richiede per quel che riguarda le esigenze della clientela, quindi ogni settimana si cerca di migliorare, il locale sta crescendo e la qualità della musica è davvero di altissimo livello. Basta dire che insomma questo è un fine settimana, nel momento nel quale stiamo parlando stasera abbiamo Chiara Pancaldi e Daryl Hall e domani sera Jason Rebello che è il pianista di Sting, quindi insomma una vera chicca per gli amanti senz'altro della qualità. Ma si diceva non soltanto musica, anche coniugare musica e mangiar bene. Naturalmente, io sono emiliano, quindi anche con fortunatamente l'appoggio di Flavio abbiamo portato un po' della mia terra qui con tantissime specialità e prodotti che arrivano direttamente dalla nostra zona. Sia per quel che riguarda dei salumi, della pasta, dei secondi, davvero alcune cose ancora artigianali fatte a mano nelle zone, alcune piccole specialità che qui senz'altro non è facile trovare. A tutto questo è stato aggiunto l'apporto di una nuova chef, giovane, grintosa e davvero di un'altra categoria, cresciuta in un ristorante di altissimo livello di Venezia, che sta insieme a noi coltivando questo progetto che sta cominciando a dare davvero delle soddisfazioni importanti. L'originale T-Bone Steak americana, 800 grammi di carne di manzo straordinaria, solo qui, all'Untouchables Show Dinner Club. La cantina di tutto rispetto, un American bar di altissimo livello, con prodotti di eccellenza in ogni provenienti da tutto il mondo, per quel che riguarda la rumeria, whiskeria, davvero tantissime cose, il meglio del meglio, veramente. Adesso ci racconti i progetti, perché ce ne saranno tanti. Abbiamo intenzione di mantenere nel fine settimana quello che è il layout di questo locale, che la gente può evincere anche solo guardandosi intorno, con questo stile americano anni 20, 30, la musica ne viene di conseguenza, ma la società non si ferma qui e abbiamo in previsione di cominciare un aperitivo molto forte, un aperitivo che avverrà qui tutti i mercoledì in collaborazione con un gruppo di ragazzi gestori di un altro locale molto importante nelle vicinanze, e se dicono che l'unione fa la forza questo ce lo dimostrerà senz'altro. Io credo che gli Stati Uniti anni 20, gli Stati Uniti da cui io provengo, perché sono americano di nascita, sono molto legati alla musica classica italiana. Abbiamo chiuso un accordo bellissimo con il professor Ezio Monti, maestro della RAI, che farà da noi 6 date meravigliose dedicate alla cucina e alla musica di Rossini. E saranno cose... sarai già qui. E sarà una cosa bella, una chicca straordinaria, dove proporremo all'interno di un club la musica classica con le ricette di Gioachino Rossini, che era un appassionato anche di cucina. Quindi di fatto secondo me è un appuntamento che ci fa capire che abbiamo voglia anche di originalità da questo punto di vista. Penso che sarà una bella roba. E cosa mi resta da dire? Che saremo sempre qui allora. Bisogna. Grazie, grazie a te. Grazie. Ciao. A voi, grazie a voi.